Buongiorno mondo e bentornati in questo nuovo video in cui vi mostro quali sono stati i miei prodotti make-up preferiti per quanto riguarda il 2019. Allora, decisamente il 2019 è stato un anno che ha riservato le sue gioie. Mi sono sposata, è stato un anno sicuramente memorabile. Invece, per quanto riguarda il discorso beauty, lo è stato altrettanto perché in questo cestinetto, praticamente ho racchiuso tutti i prodotti che effettivamente ho amato di più durante quest'anno e devo dire che sono veramente dei prodotti veramente top che continuo ad utilizzare e che assolutamente raccomanderei a chiunque di voi. Ok, ho fatto un po' d'ordine, adesso riesco effettivamente a capire un filo conduttore. Allora, iniziando dai prodotti per la base, partendo da un primer, direi che tirando le somme, il primer che più ho amato durante il 2019 è stato il Lumilayer Primer di VDL. Questo è un prodotto di origine coreana, che ho acquistato visto l'hype che lo circondava sul web. L'ho acquistato tra l'altro su Yes Style, dove l'ho trovata ad un prezzo decisamente più vantaggioso rispetto a tanti altri siti e mi è piaciuto un casino. È un primer luminoso, è un primer con un'azione idratante, ha uno sheen leggermente tipo rosato violaceo che però conferisce molta luminosità e molta freschezza all'incarnato. Lo trovo molto bello anche su una pelle mista come la mia, non tende a lucidarmi più in fretta la pelle ed è bellissimo sotto ogni fondotinta che utilizzo, quindi per me assolutamente promosso e super consigliato. Un altro prodotto per la base, che però non è né un fondotinta né un primer, è questo prodotto di NYX Professional Makeup ed è il Pro Foundation Mixer. È sostanzialmente un prodotto, una crema bianca, che va miscelato con il fondotinta che volete per schiarirlo. Perfetto per la stagione estiva per me, o comunque per quando acquisto una tonalità sbagliata di fondotinta, perché non va a alterare la formula del fondo, però aiuta proprio ad ottenere la tonalità perfetta per il tipo di incarnato che avete. Tant'è che lo vedremo tra un attimo, in un fondotinta da me scelto, perché l'unico modo per indossarlo quest'anno è stato grazie a questo mixer di NYX. Quindi io ve lo straconsiglio, ne ho provati un paio di diversi, ma questo credo sia proprio in assoluto il mio preferito. Passiamo ai fondotinta, vediamo se riuscite ad indovinare. Sarei proprio curiosa di sapere se riuscite a indovinare alcuni dei miei prodotti preferiti del 2019. Comunque, per quanto riguarda i fondotinta, andando con ordine, il fondotinta di cui vi parlavo poco fa era questo di Lancôme. Questo è il Tantidol Ultra Wear Nude che ho acquistato su consiglio di una di voi. Tra l'altro, un po' mi pento perché avrei preferito utilizzarlo il giorno del mio matrimonio al posto del Luminous Silk di Armani. Non che quello di Armani non abbia funzionato splendidamente, ma secondo me con questo avrei ottenuto un finish leggermente più satinato, più matte e forse anche leggermente più duraturo. Comunque, poco importa, sono stata soddisfattissima comunque, però questo ve lo straconsiglio. È un fondo sottilissimo, è praticamente acquoso come texture, però ha un'ottima coprenza. E questo finish setoso vellutato che non è matte, però tende di più ad essere un pochino più opaco rispetto a tanti altri fondotinta che sono solita ad utilizzare. La cosa più bella è il finish che ha sulla pelle, è super levigante sui pori, è super resistente, però è un fondotinta che secondo me potrebbe andare bene anche per una pelle leggermente più secca, non oserei dire molto molto secca, però sicuramente si adatta a svariate tipologie di pelle, non solo miste. Poi la CC Cream di IT Cosmetics nella versione Oil Free Matte. Vedete che è ben amata, ben utilizzata e come vi avevo già detto in un video passato, questa è la CC Cream che io utilizzo veramente quasi tutte le volte che lavoro la mattina e che devo utilizzare qualcosa di veloce che si applichi senza troppi sforzi e per farmi uscire di casa appunto in 448, però senza dover rinunciare alla coprenza. Infatti questa è una CC cream ma estremamente coprente, quindi comunque rasenta più il finish di un fondotinta piuttosto che di una CC cream.
Però anche qua abbiamo un effetto levigante molto molto buono sui pori, ha una buonissima tenuta nell'arco delle ore. Trovo che comunque, nonostante i suoi claim, abbia veramente la resistenza di altre, cioè di svariati fondotinta che abbiano dei claim più tipo long lasting, eccetera. Quindi non so se mi sto spiegando. Non consideratelo un trattamento e basta, consideratelo proprio un fondotinta super resistente, con però anche dei principi di skincare all'interno. Top, protezione solare 40, quindi anche valido per il periodo primavera-estate. E niente, per me rimane una delle mie preferite. La sto, vorrei dire, finendo e non ho dubbi che la riacquisterai una volta terminata. L'ultimo fondotinta di cui vi parlo è stata un'aggiunta più recente, ma mi ha conquistata fin dai primi utilizzi, e si tratta di questo fondo di Urban Decay, è lo Stay Naked. È un fondotinta che mi sono convinta ad acquistare viste le recensioni estremamente positive viste e lette in giro per il web. È un fondotinta dalla texture super fluida, super liquida anche in questo caso, però è molto più matte come finish, si setta, si asciuga ed è assolutamente perfetto per pelli miste o grasse, proprio perché tendono a lucidarsi e ha una durata eccezionale. Questo è il fondo, che prendo in mano proprio quando ho delle giornate molto lunghe, quando so che non ho tempo o non ho modo di ritoccare nel corso delle ore e che comunque rimane molto sottile sulla pelle, nonostante abbia un'ottima coprenza. Non è un fondotinta pesante o spesso, il che vuol dire che anche nell'arco delle ore, se anche si consuma, non si divide mai, non fa uscire appunto oleosità dalla pelle, il che lo rende veramente un alleato eccezionale un po' per tutte le stagioni. Lo adoro, lo adoro, lo adoro, una riscoperta piuttosto recente, come dicevo, ma assolutamente ha scalato la vetta dei miei fondotinta preferiti al punto da arrivare appunto in questo video. Devo ammettere che non ho dei correttori di cui parlarvi, perché di correttori ne ho usati tanti quest'anno, ne ho provati tanti di veramente validi, però se dovessi pensare di riacquistarne uno sugli altri, non me ne viene in mente sinceramente uno in particolare. Il Prolonger di MAC sicuramente è un ottimo alleato, mi fido molto di quel correttore, ma c'è qualcosa che non saprei identificare che non me l'ha fatto mettere in questa lista. Quindi lasciamo perdere la categoria dei correttori, passiamo alle ciprie. Allora, innanzitutto uno shout out alla cipria in polvere libera di Nabla, che ho terminato, non ce l'ho qua, ma il fatto che io l'abbia terminata vi fa capire che comunque è stato un prodotto estremamente apprezzato. Quindi, se cercate una cipria in polvere libera di categoria di prezzo media, assolutamente vi straconsiglierei Nabla. Poi, la Peach Perfect di Too Faced, questa è stata la cipria a cui mi sono affidata il giorno del matrimonio. Considerate che mi sono sposata il 31 di agosto, ci sarà stata una temperatura media, vorrei dire, di 38 gradi e un'umidità del 98%, quindi avevo bisogno di qualcosa che fissasse bene il trucco e mi mantenesse il più possibile opaca o comunque satinata nell'arco delle ore, e mi sono trovata molto bene con questa. È una cipria estremamente sottile, impercettibile, però setta e fa il suo lavoro di cipria opacizzante egregiamente, quindi assolutamente consigliata specialmente per le pelli miste grasse. Poi la cipria da ritocco che merita veramente di essere in questo video è la Close Up di Nabla. Le ciprie di Close Up, no, di Nabla mi piacciono veramente tanto. Qui in rappresentanza purtroppo vi devo parlare della colorazione medium, perché la light sono riuscita a frantumarla e non l'ho ancora riacquistata, però sappiate che se cercate una cipria da tenere in borsa e che torni utile appunto per ritoccare il trucco, specialmente nelle zone dove avete i pori un po' più dilatati, la Close Up, tra tutte quelle che ho provato, e io non sono una grande amante delle ciprie pressate, è quella che vi straconsiglierei, perché ha una grana quasi cremosa, molto sottile, vellutata, ha un buon effetto riempitivo sui pori e comunque una texture, cioè un finish opacizzante, quindi veramente veramente ben formulata. Invece la cipria che ho acquistato in sostituzione a quella di Nabla, di fascia di prezzo un pochino più elevata, ma in realtà per il quantitativo di prodotto di cui parliamo non vorrei dire che sia una cipria costosa, è quella di Laura Mercier, la famosa Translucent Loose Setting Powder. Questa è sempre una cipria piuttosto sottile al tatto, non ha un potere opacizzante immenso, di sicuro non al pari della Too Faced,
Però per la stagione un pochino più fredda, diciamo che mi va più che bene. Non mi piace l'effetto super matte, super piatto in questi mesi, anche perché la pelle tende a disidratarsi ovviamente naturalmente. Quindi io con questa fisso tutto, sia il contorno occhi sia il resto del viso. Non mi va a segnare la pelle e comunque ha un'ottima durata nell'arco delle ore. Certo è che in estate preferirei la Too Faced a questa, però questa è una di quelle cipre che quando l'applicate non fa spessore, non è visibile ed è veramente molto bello l'effetto che ha su qualunque tipo di fondotinta, quindi assolutamente apprezzatissima. Poi un altro prodotto in crema che devo chiaramente citare e penso non sia una sorpresa per nessuno è l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury. Questo sapete che io lo descrivo come l'illuminante da sposa. È un illuminante liquido, ma la sua praticità sta nel fatto di avere il dosatore stile correttore che vi permette appunto di applicarlo dove volete. E per me è imbattibile, cioè non ci sono degli illuminanti in formula liquida al pari di questo, perché il finish è comunque luminoso ma naturale, non ha brillantini, ma quando girate il viso vedete proprio questo effetto luminoso che sembra quasi venire da dentro. Per me è un prodotto immancabile nel kit o nella collezione di chiunque, e specialmente se avete degli eventi speciali, matrimoni o altro a cui partecipare, questo per me rimane imbattuto. Passiamo poi al reparto polveri viso. Allora, innanzitutto come bronzer ve ne cito due, di cui il primo credo di avervelo citato anche l'anno scorso, ed è la Bronze and Glow Palette di I Heart Makeup. E come potete vedere, sto già da un bel pezzo, insomma, cercando di finirlo, ma in realtà ne ho talmente tanti a cui do il giro che non sono ancora riuscita a terminarlo del tutto. Molto bello anche l'illuminante di questa palette, ma per me vince assolutamente il bronzer. Anche in questo caso l'ho utilizzato per il mio matrimonio perché come colore è il giusto ibrido tra terra e contouring, perché non è né troppo freddo né troppo caldo. Ha una texture piuttosto sottile, si sfuma bene, si stratifica molto bene. Ha un costo irrisorio perché si aggira credo sui 6-7 euro come kit e per me assolutamente un consiglio d'acquisto. Se ne parlo per 2 anni di fila, un motivo ci sarà. E l'altra palettina per il viso chiaramente non poteva che essere la Cheek Leaders Mini Bronze Squad. Come vi ripeto ogni volta, questo kit in particolare non è più disponibile in queste vesti. Ci sono altri tris di prodotti consigliati, ecco, creati da Benefit, ma non questo in particolare. Però tutti i prodotti sono acquistabili singolarmente. Comunque, la terra che assolutamente ho apprezzato di più, utilizzato di più quest'anno, è stata la Hoola, scoperta proprio quest'anno grazie a questa palette e subito me ne sono innamorata. E mi è piaciuto tantissimo anche il blush che è Gold Rush. Cookie, motivo per cui ho acquistato la palette, non mi ha stravolta perché è fin troppo intenso per i miei gusti, non è quello che indosso oggi, però in tutto e per tutto è una palette che secondo me vale la pena assolutamente possedere e comunque darei un'occhiata anche alle altre proposte di questa collezione, ma in ogni caso sappiate che Hoola effettivamente merita la fama che ha. Passiamo ai blush. Allora, l'unico blush in crema di cui vi parlo è di Honest Beauty. È entrato a far parte della mia vita da che ho cominciato a vedere tutte le recensioni in giro per il web, a partire da Tati di Glam Life Guru ad altri che hanno detto che questi blush sono rivoluzionari e devo effettivamente concordare con loro. Non l'ho più utilizzato tanto da che è arrivato l'autunno-inverno perché trovo che siano i blush in crema un prodotto più adatto alla stagione primavera-estate, proprio perché vi dà questo effetto quasi un po' luminoso sulle guance, ma proprio. Anche proprio si vede che è una crema, per così dire, però se cercate un blush in crema che si lasci sfumare sopra qualunque cosa, anche sopra una base già cipriata e non è facile da trovare, date un'occhiata a questi blush appunto di Honest Beauty. Ne ho anche acquistato un'altra tonalità di colore Peony Pink, questo è Rose Pink però ed è quello che ho utilizzato chiaramente di più. Bellissima la texture, è questa che li distingue da tante altre proposte in commercio. E se vi piacciono i blush in crema, questi sono assolutamente un consiglio. Resistono molto bene, si sfumano, ripeto, molto bene, si applicano senza difficoltà, sia con la spugnetta che con un pennello, magari duo fibre. Veramente, veramente belli. Poi, i blush che hanno dominato il mio anno, senza ombra di dubbio, sono stati i blush di MAC, ma nello specifico i blush luminosi, eccetto uno,
Like Me Love Me, che fa parte sempre della linea Mineralize Blush. Si tratta di un color pesca corallo stupendo. Infatti, i colori che ho navigano tutti sulla stessa lunghezza d'onda proprio perché quest'anno ho avuto più di sempre questa fissa con il pesca corallo sulle guance, mentre in inverno tendo più a un rosato. Però, ragazzi, questi blush sono meravigliosi. Non serve neanche che ve lo dica, New Romance è stato assolutamente il mio blush preferito dell'anno. Se poteste vederlo, vi accorgereste che è piatto rispetto magari a questo che è bombato. L'ho utilizzato veramente tantissimo. Anziché essere un blush veramente corallo, è più un pesca rosato, ma la cosa bella che lo rende più particolare è che ha questo effetto luminoso, però tendente all'argento anziché a un dorato, come vedremo in un altro blush sempre di MAC. Quindi vi dà proprio freschezza alle guance, l'ho amato tantissimo e ovviamente è stato il blush che mi ha accompagnato al giorno del mio matrimonio. Io questi blush di MAC li adoro, adoro, adoro. E non escludo di acquistarne altri in futuro. E di un'altra linea di cui vorrei acquistare dei blush in futuro è la Extra Dimension Blush, di cui non solo mi piacciono i blush, ma anche l'illuminante che ho nella mia collezione. Comunque, questo è Just a Pinch, ragazzi. Questo è un vero color albicocca con uno sheen però dorato all'interno ed è la fine del mondo. Lo adoro follemente. Questo mi piace perché vi dà proprio questo effetto estremamente glowy alle guance. Si sfuma che è un piacere, ma si vede che ha questo finish proprio luminosissimo ed è meraviglioso. Cioè, veramente questo blush mi piace un casino e vorrei veramente andarli a vedere dal vivo per trovare un'altra tonalità che magari possa andare un po' meglio per il periodo invernale. Però MAC mi fa impazzire per queste polveri. E per finire invece un blush rosato che indosso anche oggi, sempre luminoso, è questo di Becca. Un acquisto fatto un po' quasi per caso perché c'era uno sconto su Cult Beauty. Mi sono voluta azzardare provando uno dei loro Luminous Blush nel colore Camellia ed è praticamente un rosa fragola. Però anche lui con una specie di venatura luminosa un po' più argentata, un po' più fredda. Però anche questo, texture bellissima, si sfuma che è un piacere e l'effetto che lascia sulle guance è proprio di freschezza, di gioventù. Adesso chiaramente descrivere un blush in questo modo è azzardare tanto, però non so, potete vedere anche voi il risultato. Dà proprio questo effetto di naturalezza, freschezza, non lo so, mi avete capita, spero. Comunque veramente veramente bello. Costicchiano questi blush, quindi direi che un colore mi basta e avanza per ora, però quello che ho mi piace un sacco veramente, sono contenta di averlo acquistato. Bene, se questi erano i miei blush preferiti, adesso vi mostro i miei illuminanti preferiti e ragazzi, non so se in questo caso riuscirete ad indovinare quali sono, però facendo un attimo un'analisi di coscienza mi sono resa conto che questi sono quelli tra tutti che ad oggi, se dovessi perderli tutti, probabilmente riacquisterei. Allora, il primo è stato questo quad di Dior. Non mi ricordo se l'ho acquistato quest'anno o ancora l'anno scorso, vi giuro, sto perdendo un po' la cognizione del tempo. Fatto sta che questo l'ho strausato, c'è stato un periodo dove praticamente credo di aver usato solo questo per settimane, se non mesi di fila, tant'è che è tutto impolverato, ho già rovinato praticamente tutte le cialde, anche perché sono partita utilizzandone uno alla volta, poi ho cominciato a mischiarne due a due, per finire ho cominciato a miscelarli tutti insieme. E devo dire che come texture sono veramente belli. Sembrano quasi gelé, non so se avete presente come texture, nel senso che sembrano saranno probabilmente cotti, però hanno questo finish quasi un po' in crema, per così dire. Sono super sottili, super luminosi, contengono delle micro pagliuzze brillantinate che si notano anche guardandoli così, però l'effetto indossato è veramente bello. Adesso ho stratificato un po' della versione rosata sull'illuminante che avevo prima e mi piacciono tantissimo, specialmente in video, perché hanno un effetto, un finish spettacolare.
spettacolare, ma anche dal vivo non sono eccessivamente metallici come poteva esserlo Cookie, però sono estremamente luminosi. E la cosa pratica di una palettina di questo tipo è che potete miscelarli a vostro piacimento ed utilizzarli anche come topper da blush, da bronzer, come ombretti, come punto luce nell'angolo interno. Insomma, è una palette secondo me davvero davvero comoda e sono stata molto contenta di averla comprata. Poi, forse questo non vi stupirà perché ve ne ho parlato tra l'altro nell'ultimo video dei preferiti, però questo illuminante, il Beaming Blush di MAC, per me è una cosa libidinosa. È un oro rosa praticamente, ha una base rosa con questo riflesso dorato in superficie, così come il blush della stessa linea. Ha una texture che è la fine del mondo. Io adoro questo illuminante. Forse questo se la gioca con il prossimo, anzi, se dovessi tenermi solo due, probabilmente sceglierei questi due di cui vi parlo ora e dopo. Comunque, se dovete scegliere un illuminante da MAC, andate a guardarvi questo. È una cosa divina. Certo, devono piacervi i blush con un sottotono un pochino più caldo, ma non è un classico dorato, perché quelli mi hanno proprio stufata. Quest'anno credo di non averli toccati gli illuminanti dorati, bensì tutti quelli che hanno una base o un pochino più pescata, oppure anche rosata. Veramente li ho strausati. Ma questo è il mio probabilmente in assoluto preferito. L'ultimo illuminante di cui vi parlo, purtroppo, era un'edizione limitata e mi piange il cuore mostrarvelo sapendo che non lo potete acquistare a meno che non ritorni disponibile durante i saldi. Però, ragazzi, questo illuminante mi ha rapito il cuore e sebbene degli altri forse vi ho parlato di più, però questo è quello che tengo quotidianamente nel mio beauty che mi metto sempre lì la mattina per truccarmi se devo andare al lavoro. E tra texture e colore, questo per me è divino. Si tratta di un illuminante di Kiko della collezione Ocean Feel ed è lo 02 Virtuous Golden Rose. Ragazzi, io non sono, cioè, da Kiko ci vado raramente e se proprio vedo che c'è qualche collezione o prodotto che mi serve o che voglio vedere, ma da che ho acquistato questo qua, io vi dico che raramente l'ho messo giù. È un colore particolare perché è tipo un beige, quindi un beige però un pochino più freddo, come no, neanche, è un beige. È un beige, è un beige luminoso, chiaro, quindi va bene anche per il mio incarnato, ma non è sparaflesciante, non è un illuminante metallico né troppo chiaro né troppo scuro, è un colore inusuale perché è naturale ma al contempo non troppo. Non mi sto chiaramente spiegando, però vi garantisco che è perfetto. Kiko di solito si ripete nelle sue collezioni, quindi ve lo mostro anche perché sono abbastanza fiduciosa del fatto che in futuro lo possa riproporre in qualche altra edizione limitata, ma se trovate questo anche in qualche outlet o se lo mettono in sconto per qualche motivo e lo ripescano, voi dovete comprarlo perché è perfetto, lo adoro, lo adoro, lo adoro e anche la texture si sfuma che è un piacere. Mua, al bacio! Bene, adesso gli ultimi prodotti. Una cosa per gli occhi. Ah, non ve l'ho detto, non vi parlerò delle palette in questo video perché ho pensato che sarebbe più carino fare un video dedicato esclusivamente alle mie palette preferite per il 2019, anche perché come sapete appunto ritorno sempre nel mood a fine anno in cui mi piace truccarmi un sacco gli occhi, quindi penso che meritino il loro attimo di gloria. Quindi lasciamo stare le palette, però un prodotto che assolutamente ho amato tantissimo, in particolare quest'anno, è stato di NYX il Glitter Primer. Ormai ve lo faccio vedere in ogni video. È un prodotto che funge da base appiccicosa sia per i colori un pochino più satinati, luminosi, shimmer, che per i glitter. Costa poco, è super efficace e secondo me vale la pena tenerlo a disposizione anche se non si hanno i glitter perché fa risaltare tantissimo proprio anche semplicemente i colori shimmer. I mascara che ho amato quest'anno sono quattro. Il primo non ce l'ho più purtroppo e non l'ho neanche riacquistato con il Black Friday perché alla fine in un modo o nell'altro mi sono voluta trattenere visto l'acquisto folle che ho fatto su Beauty Bay con le palette di Melt. Però al di là di quello sappiate che il mascara di We Makeup, il More Volume Mascara, è stato
al bacio, è uno di quelli che ancora conservo nel cuore e sicuramente riacquisterò più avanti, però al momento sono in una fase in cui sto cercando di ritrovare dei preferiti anche in ambito low cost. Comunque, non vi stupirà chiaramente perché sono quelli di cui vi parlo sempre. Comunque, il Major Pleasure di Nabla è stato, credo, lanciato proprio quest'anno. Ne ho usati due o tre tubetti già e mi piace veramente tanto. Questo è un mascara che trovo più volumizzante che allungante e a me piacciono in realtà un po' di più quelli che tendono ad allungare in primis e poi a volumizzare, però ci sono dei momenti dove questo lo metto e mi sembra il mascara più bello del mondo. C'è da dire che durante fino ad agosto, praticamente agosto-settembre, ho avuto delle ciglia molto belle, molto molto lunghe perché ho utilizzato un siero che non sto più utilizzando. E quindi qualunque mascara risultava perfetto. Però vi dico anche adesso che le ciglia si sono un pochino ritirate, questo continua a piacermi tanto. Il Black Bubble di Neve non è un segreto che io stia amando e abbia amato tantissimo anche lui. L'unica pecca che ha questo mascara è che man mano che rimane aperto arriva al punto in cui durante il giorno comincia a sbriciolarsi un po' sul viso, il che non mi fa impazzire, l'ho notato molto di recente. Ma per il resto, come effetto volumizzante e allungante, questo mi piace di più di quello di Nabla, perché anche grazie alla sua formula cremosa, un pochino più liquida, tende a dare molto colore alle ciglia, ma lo scovolino, a forma di clessidra, non so, c'è qualcosa di particolare che quando magari mentre lo tiro tende a dare un effetto anche molto più allungante rispetto a questo. Comunque mi piacciono entrambi. E poi invece la proposta low cost, ve ne avevo già parlato parecchi mesi fa, se non anche un paio d'anni fa, ma ragazzi, il The False Lashes di Essence, la versione Extreme Volume and Curl, mi piace tantissimo. L'ho utilizzata anche oggi al di sotto di uno di quelli della linea You Better Work si chiama, credo sì. Comunque anche da solo mi piace un sacco. Oltretutto non è classificato come waterproof, ma ha un'ottima durata nell'arco del giorno. Non sbriciola, non stampa, almeno su di me. Ha un prezzo irrisorio perché si aggira intorno ai 3 euro rotti e secondo me se cercate un mascara che costi molto molto poco, questo vale assolutamente la pena provarlo. Come diversi mascara di Essence però. Infatti adesso sto cercando di rifarmi una cultura provandoli un po' tutti in modo da non dover spendere sempre un'eresia per dei mascara nuovi. Cerco di farla breve, passiamo alle labbra. In effetti non è che ci sia tanto di cui parlare perché io quest'anno di rossetti ne ho usati ben pochi. Mi sono data di più ai gloss, ma in linea di massima i prodotti sono stati sempre gli stessi. Matite labbra, non c'è alcuna differenza da quelle dell'anno scorso. Le numero 08 e 35 di Puro Bio rimangono le mie matite perfette, una un po' più rosata, l'altra più pescata. La 35 l'ho usata il giorno del mio matrimonio. E poi abbiamo la ballerina di Neve Cosmetics che è più rosata e continua ad essere, insieme alla 08 di Puro Bio, la mia preferita come base per un rossetto un po' più freddo. Poi il rossetto che ho usato di più quest'anno è uno ed è stato Chloe di Nabla, di questa linea qua di lipstick. Si tratta di un nude leggermente più freddo, rosato. Mi piace molto, di solito lo uso al di sopra della. O di un rossetto un pochino più scuro lo metto al centro delle labbra, oppure appunto da solo. Bella texture, opaca, satinata, regge bene, non mi secca le labbra e quindi top. Lip gloss, allora, chiaramente allegoria, no, Sunrise with Sea Monsters di Neve Cosmetics. Credo che anche l'anno scorso questo rientrasse nei miei preferiti. Un bellissimo gloss dal finish luminoso ma non lucido come questo. Molto bello perché ha un pesca con una venatura dorata, molto idratante sulle labbra, che però non si smuove perché ha questo effetto quasi un po' appiccicoso, ma che si fissa bene. Top. I miei due gloss preferiti di quest'anno, di cui uno lo uso anche oggi, sono i due Shine Theory Lip Gloss di Nabla. Li amo follemente. Adesso ho un po' di questo sopra la matita ballerina di Neve, ma ho usato tantissimo anche questo che è Champagne Supernova. Sono stupendi. Se li trovate ancora, prendeteli perché hanno questa texture che è un ibrido tra un gloss e un olio, secondo me, ma restano al loro posto e danno questo effetto proprio glossato, lucidissimo, che è stupendo.
E l'ultimo prodotto che ho strausato e ho usato anche il giorno del mio matrimonio è di Honest Beauty, da uno di questi matitoni. Questo è il Blossom Lip Crayon. È la versione un pochino più lucida, ce ne sono di due tipi nella linea di Honest Beauty. Questo è quello un po' più lucido, poi ci sono i matte. Ho provato uno dei matte, ma vince assolutamente questo più lucidino. Non ha una durata estrema, ha tipo l'effetto di un burro labbra colorato. Il colore però è perfetto per me perché amo i nude un pochino più pescati, chiaramente. E mi piace perché è facile da riapplicare, non dovete star lì a controllare se è sbavato, se è ancora al suo posto, se si è alterato. Quindi per me ormai sono nella fase di vita adulta in cui non ce la posso fare a stare dietro un rossetto troppo scuro colorato e sono amante di questa, della praticità, ecco, di prodotti di questo tipo. Bene, ho 3 minuti a disposizione, ma dovrei fare anche meno per dirvi che questi erano tutti i miei prodotti preferiti del 2019. Fatemi sapere giù tra i commenti se ne avete indovinati alcuni o se vi ho colto un po' alla sprovvista con alcune mie scelte. Secondo me alcune non ve le aspettavate, ma per altre ormai sapevate già tutto perché mi ripeto veramente tanto. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Io spero che se vi sia piaciuto, se vi è piaciuto, che lasciate un pollice all'insù e che vi iscriviate al canale, che il 2020 è alle porte e spero di avervi con me al mio fianco anche nell'anno nuovo. Detto ciò, io spero anche di rivedervi nel mio prossimo video in cui spero parleremo delle mie palette preferite. Spero di riuscire tra l'altro a farlo entro l'anno perché sapete che sono un po' presa in questi ultimi giorni di dicembre. Comunque, in ogni caso, mi ha fatto piacere avervi qua insieme a me. Spero di rivedervi comunque nel prossimo video e vi mando un enorme abbraccio, un saluto e alla prossima. Ciao!